vedete un attimino tutto quanto quello che l'azienda può offrire in termini ricettivi. Grazie Antonio. Grazie a voi, alla prossima. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com. Love wine? Visit www.winesoundtrack.com. Ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Un saluto agli amici di Wine Soundtrack e diamo anche il benvenuto a Marina Zvetic dell'azienda Mascerelli, tenuta agricola in Abruzzo. Siamo a Chieti, siamo a San Martino sulla Marrucina. Benvenuta Marina. Buongiorno, buongiorno. Allora, prima di iniziare la nostra conversazione, vorrei che tu spiegassi per sommi capi l'azienda, la produzione, gli ettari e come è nata la tua passione per la viticoltura. Penso che ognuno c'è dalle origini e partendo dobbiamo anche in qualche modo riconoscere un'identità agricola a tantissimi territori, non solo in Italia, nel mondo. Quindi i ricordi d'infanzia, quando si gioca in fattoria o si gioca nel vigneto, e si cerca comunque di connetterlo anche nel futuro, no? Perché le nostre memorie sono importanti per noi. Io avevo un nonno in Croazia che faceva il vino, faceva le botti di legno. Ho sposato un marito, Gianni Masciarelli, a 20 anni, sognatore, ma non solo sognatore, un grande genio che pensava di rivoluzionare il mondo del vino in Abruzzo e ha cercato di raccontare una sua storia attraverso Montepulciano, Trebbiano e Ceraspolo. Qual è stata l'annata memorabile per l'azienda Masciarelli? Io ho tre figli, quindi tutte le annate che riconducono i miei tre figli sono per me memorabili. Per la fatica, per successo, oppure per insuccesso, oppure per difficoltà, oppure delle piogge, oppure troppo sole. Sono tutte tre annate del 2000, dell'89 e del 2007. Tre aggettivi per il tuo vino e per la cantina Masciarelli. Siamo un'azienda sostenibile, certificata, ma perché ci crediamo, che possiamo dare un contributo a migliorare il mondo. E cerchiamo di dare anche valore femminile, valore donna e diamo opportunità a tanti giovani. Sono una persona che cerco di anche interpretare l'artigianato a modo mio. Sappiamo che la vigna vive più a lungo rispetto ad un essere umano. Quando passerai a miglior vita, se avessi la possibilità di trasformarti in un vitigno, cosa sceglieresti? Un vigneto o un vitigno, forse Chardonnay, è uno dei più profumati e più belli del mondo. Il complimento più bello che tu abbia mai ricevuto per il tuo vino? Allora, durante anche questa recessione, anche crisi economica, a vedere dei clienti che ringraziano alla Masciarelli, la mia persona, per aver mandato un agente per poter avere opportunità con la Masciarelli, e questo ringraziamento è abbastanza insolito, perché di solito in crisi la gente si chiude, quindi riduce delle etichette, e loro hanno detto era ora, finalmente ci avete mandato una persona di promuovere vostro vino. Ma ricevo tantissimi complimenti, questo è uno di potrebbe essere che me l'ha detto due volte, quindi questo stesso cliente, quindi me lo ricordo perché è fresco. Ringraziano tantissimi abruzzesi, tanta gente che non solo vive in Abruzzo ma nel mondo, che portiamo orgoglio di un territorio nel mondo. La nuova frontiera del vino, Marina, qual è? Sicuramente la nuova frontiera è essere sostenibile, o biologico, o biodinamico, anche un modo nuovo di interpretare delle vecchie tradizioni, quindi comunque ci vuole un po' di evoluzione e il progresso deve avvenire anche altre attività possono essere connesse nel mondo del vino, non per forza dobbiamo fare solo vino, possiamo vendere l'olio, ma olio è eccellente, possiamo lavorare meglio con delle sinergie, possiamo occuparci anche del turismo, Masciarelli lo fa già, quindi anche delle altre aziende possono legare quel forte made in Italy che è turismo, forte made in gastronomia, enologia italiana e metterlo insieme, cioè questo per poter dare ancora di più un approccio strutturale e strutturato. Per quale bottiglia e di quale annata faresti follia ad un'asta, Marina? Sono tantissimi, ma sicuramente il Villaggio Marrosso del 95, che non ce l'abbiamo delle bottiglie, quindi cercherò ovunque dove sono comprarlo in giro per il mondo. È un vino che mi
emotivamente che mi dà più soddisfazione. Meteo ed eventi naturali a parte, qual è il segreto per un'ottima vendemmia, almeno nelle cantine Masciarelli? Ogni vendemmia è come la prima volta su un palcoscenico di un teatro, quindi o ti fischiano o ti applaudono. Devi essere un bravissimo istrione, come la canzone di Charles Aznavour. Devi essere appassionato e devi avere una squadra competente. Se tu avessi a disposizione una somma da investire all'estero, quale paese sceglieresti? Sono tantissimi paesi che apprezzano Made in Italy, quindi uno particolarmente non ce l'ho. Dipende dalle persone che rappresentano la mia azienda e dipende dalle persone che creano feeling con la mia azienda. E noi quando creiamo feeling investiamo. L'odore che ti riporta immediatamente alla tenuta Masciarelli qual è quando non sei in Abruzzo? L'odore è di spezie, di selvatico, di bosco, di ginepra, di mirto, di frutta rossa, ma neanche di qualcosa selvatico non definito. Facciamo un gioco adesso, Marina, per chiudere. Ti dico il nome di un personaggio famoso e tu me lo associ ad un vino. Scegli tu, qualsiasi, non solo della tenuta Masciarelli, sennò si gioca troppo in casa, si è troppo partigiani. Il Papa Francesco, ad esempio. Un dolcetto. Laura Pausini. A un Nero d'Avola a Sicilia. Vasco Rossi. A un Montepulciano. Roberto Benigni. A un Agnanico. Maria Callas. A un Bolgheri. Maria De Filippi. Garganica. Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana. Un Cerasuolo d'Abruzzo. Prontissima, perfetto. Prima di congedarci, ci ricordi le coordinate a livello logistico per raggiungere la tua tenuta e se avete attività ricettiva all'interno delle cantine Masciarelli? Noi abbiamo una struttura che abbiamo ribattezzato Pop-up Chateau. Si chiama Castello di Semivicoli, provincia di Chieti, è una contrada di Casgranditella. È un luogo quasi attaccato alle nuvole, è quasi una favola. Siete tutti benvenuti. Il sito internet da visitare per prendere ulteriori informazioni qual è? www.masciarelli.it. Grazie a Marina Azvetic per essere stata con noi, in bocca al lupo. Ricordiamo cantine la Masciarelli, anzi le tenute Masciarelli a Martino sulla Marruccina in provincia di Chieti in Abruzzo. Io dico ragazzi, continuate a sognare. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com. Stai ascoltando Wine Soundtrack. Wine Soundtrack. Wine Soundtrack, la voce della viticoltura e dell'enologia italiana attraverso le parole dei suoi protagonisti. Amici di Wine Soundtrack, buongiorno, bentrovati. Oggi ci troviamo con Antonio Capaldo, presidente del gruppo Feudi di San Gregorio. Buongiorno Antonio. Ciao, buongiorno. E raccontaci qualcosa in più delle tue aziende. Allora, Feudi di San Gregorio è un'azienda che in Campania, in Irpinia, in provincia di Avellino, è nata nell'86, oggi produce circa 3 milioni e mezzo di bottiglie e ha sempre lavorato con i vitigni autoctoni, quindi Fiano, Greco, Aglianico e Falanghina dalla zona di Benevento. Sei pronto adesso per questo bombardamento di domande? Sì, vediamo. Antonio, il tuo primo ricordo legato al vino? È banale, ma è la prima volta che l'ho assaggiato con papà, penso avessi 10 anni, e ricordo che penso fosse un po' presto per berlo perché mi aveva dato la testa, ma è un bellissimo ricordo. L'annata memorabile per la tua azienda? La 2001, perché sono stati i primi vini che rossi che sono stati apprezzati tantissimo in giro per il mondo e ci hanno fatto conoscere al mondo. 3 aggettivi per il tuo vino e 3 per la tua azienda. Allora, l'azienda è visionaria, contemporanea ed è, direi, energetica. Il vino è un vino che non vuole prendersi troppo sul serio, non c'ho l'aggettivo, ma insomma è, diciamo, simpatico in questo senso.
è un vino allo stesso tempo contemporaneo anche come stile, moderno, contemporaneo e direi elegante comunque nel modo in cui lo fa. Il riferimento nel tuo lavoro chi è stato, chi è? Io ho due riferimenti, uno nel lavoro in generale che è stato mio papà, che è mio papà, e l'altro nel mondo del vino è stato Giacomo Rallo di Donna Fugata, che è una persona che ho incontrato prima di entrare nel mondo del vino e che mi ha molto colpito. Una pietra miliare nel mondo del vino. Sì. Sappiamo che la vigna vive più a lungo di un essere umano, quando passerai a miglior vita, in quale vitigno ti piacerebbe trasformarti? Credo nel vitigno greco, nella zona proprio di Tufo, no? Perché darei un sacco di fastidio a chi mi deve raccogliere. Quanti bicchieri o bottiglie di vino sono necessarie per farti ubriacare? Pochi, troppo pochi, tre bicchieri. Quindi è un cattivo consumatore? No, mia moglie beve più di mezza bottiglia senza ubriacarsi, io ci vuole poco, sì. No, ma bevo, quindi no, consumatore è ottimo, mi ubriaco spesso. Hai mai abbinato un vino rosso con pesce o un bianco con carne? Spesso, con piacere tra l'altro. Quanto tempo impieghi a riconoscere un vino che assaggio il buio? Cioè, non è un gioco che faccio spesso, nel senso che il primo obiettivo è di capire se mi piace o no. Per riconoscerlo ci metto poco, sbaglio spesso. Come si supera una sbronza di vino e quali sono i rimedi efficaci secondo te? Se il vino è buono basta fare una bella dormita, no? Ci sono altri vini che la mattina io prendo due aspirine. Come si riconosce un esperto di vini da un millantatore? Basta farlo parlare più di un minuto. Il complimento più bello che hai ricevuto per il tuo vino? Che ci hanno fatto un figlio. Addirittura. Roba seria. La nuova frontiera del vino, La nuova frontiera del vino è che sia più comprensibile per tutti. Il vino con il nome più bello? Per me la zona dello Champagne in generale ha i nomi, tra i nomi più belli, mi piace Dom Pérignon per la storia che ha. Il tuo piatto preferito lo abbini con quale vino? Lo abbino con, se posso, lo abbino con uno Champagne. Cinque vini che non dovrebbero mai mancare in un ristorante di gran lusso? Allora, Champagne sicuramente, metterei anche un metodo classico italiano, quindi due bollicine, poi non deve mancare un Barbaresco, non deve mancare un Bolgheri, secondo me, e non deve mancare Odetta. Abbiamo coperto un po' tutta... Sì, non ho messo i bianchi che in teoria sono quelli che produco più io, ma... 5 sono pochi. Ok, meteo ed eventi naturali a parte, qual è il segreto per un'ottima vendemmia? Stare molto vicino alla vigna e quindi alla fine si interpreta meteo, annata, si può interpretare tutto. Il film più bello dedicato al vino? Forse quello più romantico è Il profumo del mosto selvatico. Il tuo cantante o gruppo preferito chi è o chi sono e a quale vino lo abbineresti? I Muse, e lo abbinerei a Claude Guas di Filippo Natti. Per una serata di seduzione che vino abbineresti? Questo è un terreno minato, Champagne Vieca Salmo Rosé. A cena col nemico inteso come azienda concorrente, chi inviti? Ce ne sono parecchi che inviterei e sono persone che hanno molta più esperienza di me nel vino e hanno molto da insegnarmi, quindi inviterei qualcuno che mi metta in difficoltà. Quanto costa mediamente una bottiglia del tuo vino al ristorante? Tra i 20 e i 30 euro. Se avessi a disposizione una somma da investire in vitigni all'estero, dove acquisteresti? Nel Palatinato, in Germania. Il programma TV più bello dedicato al vino? Lo devono ancora fare. I più bravi a vendere il proprio prodotto sono i? Sono i francesi. L'odore che immediatamente ti riporta alla tua cantina? Le rose, perché abbiamo un roseto molto bello fuori dalla cantina e mi fa pensare a quello più ancora che gli odori di vinificazione, mi fa pensare proprio al profumo delle rose. Veramente molto particolare. Dove hai trovato il tuo vino in vendita e non te lo saresti mai aspettato? L'ho trovato in Cile e non me lo sarei aspettato anche perché non gliel'ho venduto io. Quanto temi le recensioni degli esperti? Dipende dagli esperti, però in media non tantissimo. Qual è il tuo motto o quello della tua azienda? Guardare avanti. Chiudiamo con un giochino. Io ti dico il nome di un personaggio famoso e tu mi dici a quale vino lo abbineresti. Sei pronto? Sì. Cominciamo con Monica Bellucci. Monica Bellucci. Monica Bellucci, un Franciacorta. Ma per par condicio Riccardo Scamarcio. Però non ho lo stesso. Non ho lo stesso fascio. Riccardo Scamarcio, un Amarone. Robert De Niro. Barbaresco. Sofia Loren. Un Fiamo di Avellino. Donald Trump. Un Prosecco. Papa Francesco. Papa Francesco Riesling. E per chiudere, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, un Cannonau. Antonio, ti ringraziamo, dacci qualche indicazione per venirti a trovare. Allora, la nostra azienda è in provincia di Avellino, è a 40-45 minuti da Napoli, un paio d'ore di macchina da Roma. Fate attività di ricezione ospite? Sì, abbiamo anche un ristorante all'interno dell'azienda, abbiamo dei percorsi di visita aperti 365 giorni all'anno e tutto si può trovare sul sito che è www.vinosalvatico.it.
www.ferodi.it. Antonio, ti ringraziamo e a presto risentirci. Grazie mille. Sta connesso con la community di Wine Soundtrack su Instagram, Wine Soundtrack, su Twitter @WineSoundtrack e su Facebook.com/WineSoundtrack.